Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video di The Sims. Nello scorso episodio vi avevo chiesto se preferivate vedere la camera unisex o un cambio di look per la primavera e ha vinto la camera unisex, quindi faccio vedere come l'ho sistemata, come l'ho riorganizzata. Innanzitutto partiamo dal letto. Avete ragione, non ci avevo pensato, non riuscivano a fare fichi fichi perché il letto era contro la parete. Io proprio a questo non ci avevo pensato, quindi sono andata a spostarlo e l'ho posizionato in questo modo. Ho anche cambiato le lenzuola e il colore dei cuscini, sono stato sul tono del grigio. Ho cambiato il colore anche del tappeto, che prima era rosa, adesso è diventato bianco. Per quanto riguarda i comodini, ho deciso di utilizzare questi tavolini bianchi con le gambe di legno. Questo ovviamente è il comodino di Mark. Ho posizionato una semplice sveglia grigia, mentre invece quello di Jessica è rimasto uguale alla scorsa volta, soltanto che in più ho posizionato l'iPhone. Per quanto riguarda invece la scrivania, non è cambiato assolutamente niente. Ho cambiato però il colore delle pareti. Le ho fatte bianche e grigie, poi sopra il letto ho appeso questo set di quadri che mi piace molto, bianco e grigio, o nero e grigio. E poi ho cambiato anche il colore di quest'altra parete. Prima era sui toni del pastello, invece adesso ho deciso di mettere questa trama con i triangolini grigi. Da quest'altro lato c'è questo quadro meno femminile, perché prima c'erano i fiorellini azzurri e rosa. E poi passiamo alla cabina armadio. Per quanto riguarda la cabina armadio, ho deciso di fare le pareti color legno. Questo è l'armadio per Jessica. Questo invece è l'armadio di Mark, dove sono andata a posizionare dell'infradito, insomma delle scarpe e un po' di vestiti. E poi sempre nella cabina armadio, un attimo che riesco a farvi vedere, ho messo questo quadro con la vista sulla Torre Eiffel e poi una piantina, ho appeso insomma una pianta qua in alto, e devo dire che mi piace molto nel complesso come è uscita la nuova camera da letto. Fatemi sapere se anche a voi piace. Però adesso direi di partire con il gioco vero e proprio. Allora, la scorsa volta appunto non riuscivano a fare fichi fichi perché il letto era contro la parete, quindi si sono sposati ma non hanno consumato. Direi che è il caso di fargli fare un po' di fichi fichi. Mentre invece per quanto riguarda il lavoro, domani, ovvero fra poche ore in realtà, inizieranno a lavorare tutti e due, sia Mark che Jessica. Per Mark sarà il primo giorno di lavoro, quindi oggi ci concentreremo su entrambi i lavori dei nostri due ragazzi. Quindi direi subito di partire con il gioco. Abbiamo Jessica che si sta guardando la tele e Mark invece che praticamente sta aspettando solo quello. Quindi io direi, Mark, chiedi a Jessica di fare un po' di fichi fichi con te. Vediamo. Allora, Jessica, smetti di guardare la TV e vieni qua. Ok, e Mark, smettila di giocare al PC e fai fichi fichi con Jessica. Perché non fate fichi fichi di nuovo? C'è qualche problema. Aspettate, proviamo a togliere i cuscini. Non vorrei che siano quelli. Mettiamoli un attimo qua. Ok, vediamo. Allora, riproviamoci. Fai fichi fichi con Jessica. Ok. Sì, mi sa che sono proprio i cuscini. Mi sa di sì, o almeno aspetta, dove state andando? Allora. Ah, bow control. Vediamo. Mi sa di sì. Il problema non solo era il letto contro la parete, ma i cuscini. Quindi dopo li spostiamo da qua perché adesso stanno praticamente volando. Però facciamogli consumare. Accendi le candele, rendi tutto più romantico. Jessica e Mark stanno per fare fichi fichi per la prima volta. Ok. Carina che escono tutti questi cuoricini dalle lenzuola. E poi mi piace molto il letto, è veramente perfetto secondo me per questa stanza. Ok, finalmente. Ok, acceleriamo un po'. Ta 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 ta. Perfetto, sono molto molto contenti adesso. Ottimo, adesso io direi dormite tutti e due perché è tardi, domani dovete lavorare, quindi buonanotte.
Mark? Mark, che stai facendo lì in piedi? Ok, vai a letto, bravo. Intanto che loro dormono, direi, eliminiamo i cuscini. Peccato perché mi piacevano, peccato. Tante volte ho tanto materiale personalizzato e spesso alcuni materiali personalizzati vanno a interagire con il gioco, o meglio, non fanno interagire, non fanno svolgere le interazioni, ma creano soltanto dei problemi. Quindi direi di eliminarlo, ok. Perfetto, allora Mark, concentriamoci un attimo su Mark perché inizierà appunto a lavorare fra pochissimo. Mark vuole essere appunto un uomo favolosamente ricco, quindi è meglio che non finisca in rosso. Dovrà guadagnare 5.000 sim, e le ogni sim possono guadagnare denaro andando al lavoro, vendendo oggetti oppure eseguendo interazioni, ok? E deve mettere da parte 10.000 simelon e per ora ne hanno soltanto 1.800, quindi c'è un bel po' di lavoro da fare, direi assolutamente di sì. Mentre la nostra cara Jessica è molto più brava. Come diventa un sim adulto? È già diventata adulta? Ok, va bene. E sposa un sim con cui l'hai già fatto. Per quanto riguarda invece il lavoro, deve diventare giocosa. Vabbè, acceleriamo i tempi intanto, se no veramente facciamo notte. A che ora deve andare a lavorare Mark? Allora, alle 9 come Jessica. Mark, direi subito di raccogliere, butta via, perché non mi fa buttare via? È necessario un bidone dei rifiuti o un lavandino per ripulire. Ok, aiuto. Seleziona un ramo per Jessica De Angelis, personalità di internet. Tutti possono diventare famosi su internet. Continua ad accrescere il tuo esercito di follower con scherzi e barzellette per raggiungere l'Olimpo delle stelle di internet. Personalità di internet oppure pubbliche relazioni. Il posto fisso in una multinazionale non è sempre un male. Permette di conoscere da vicino le celebrità più in vista e pubblicizzare prodotti importanti. Convincere la gente a mettersi in mostra è una delle cose che ti riescono meglio. Non c'è nulla di così grande che non possa giocare a tuo favore. Quindi coordinatrice di pubbliche relazioni o personalità di internet? Io direi personalità di internet. Ok, dalle 10 alle 15. Ok, perfetto. Mark inizierà a lavorare fra circa un'ora. Jessica è stata promossa a esploratrice di Simstagram, ok, Instagram. Guadagnerà 6 simoleon in più all'ora per un totale di 35, ha ricevuto 263 simoleon di bonus. Deve raccontare delle barzellette ai follower, pubblicizzare un prodotto irrilevante e aggiornare di nuovo, no, aggiornamento di stato del ritrovo, ok. Il suo prossimo turno è lunedì alle 10, ok, quindi Jessica, vediamo perché ti suona il telefono. Allora Jessica inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? Con Jessica lavoriamo da casa. Lavora da casa. Ok. E poi invece Marco, vabbè, lo mandiamo a lavorare. Abbiamo qua un piatto che dobbiamo buttare nel cestino dei rifiuti. Quindi ripulisci, finisci di mangiare, mangia uova e toast. E Jessica invece deve assolutamente farsi una doccia, perché non è bello puzzare, quindi fai una doccia veloce. Non vedi che ti esce il verde dal corpo, dai, vai sotto la doccia. Brava, brava. Ok. Adesso Mark va a lavoro. Il capo di Jessica è rimasto insoddisfatto dal lavoro che lei ha svolto da casa. Jessica ha guadagnato $0. Non ci credo. Allora è meglio andare a lavoro. Oppure lavoriamo ancora da casa? No, mandiamola al lavoro, dai. Perché non è, il suo capo non è molto contento. No, guardate com'è vestito, che brutto! L'ha sfigato proprio. Ok, Mark si trova al lavoro. Ok, Jessica, intanto tu, intanto hai quanto? Meno di un'ora di tempo, quindi vai in bagno, usa. Oddio, cosa esce dal frigorifero? No, vabbè. Butta il cibo avariato. Che schifo, ragazzi, che schifo. Veloce, veloce. Non potete vivere in questa sporcizia, specialmente Mark, che è un tipo molto snob, che insomma lui vuole diventare favolosamente ricco. Non può vivere in una casa dove esce la puzza e il fumo delle schifezze dal frigorifero, insomma. Ok.
Brava cara Jessica, brava brava, fai i lavori di casa. Fra 10 minuti devi andare a lavoro, veloce. Bye bye. Bye bye Jessica. Ok, e i nostri simmini sono al lavoro. La posta di oggi è stata consegnata. Ok. Peccato che il capo di Jessica non sia molto soddisfatto del suo lavoro. Peccato. Comunque, lei è rientrata a casa, se non sbaglio, si è lavorato praticamente meno di Mark e c'è della posta, quindi paga l'affitto assolutamente, 500 simoleon è tantissimo. Non avete soldi ragazzi, e prendi la posta, vabbè non c'è niente, quindi perfetto, affitto pagato. Allora vediamo cosa devi fare per quanto riguarda il lavoro. Ottieni 1000 follower e ne hai solo 280. Jessica aiuto, vai subito al PC. Quindi social network, allora aggiorna lo stato sui social media. Social network, condividi l'immagine. In tutt'ora ne ha 300, oddio, cioè ci metteremo una vita e mezza ad arrivare a 1000. Social network, conta barzellette e follower. Poi, cosa possiamo fare ancora? Social network, controllo follower, no. Pubblicizza, pubblicizza un prodotto irrilevante. Non è il massimo, però se deve farlo, facciamoglielo fare. Jessica ha guadagnato 125 follower. Ok, e poi consegui il livello 3 di videogioco, quindi gioca una partita, gioca sim per sempre. Nel frattempo Mark è ancora a lavoro, sì, e vediamo che ora torna, non mi ricordo, alle 17, quindi eccolo qua, è arrivato. È teso, un sim teso non ha voglia di fare nulla, prova a fare un bel bagno o a rilassarti davanti alla TV. Povero Mark, è difficile resistere all'attrazione dei simileon facili, ma la tua sponsorizzazione è tramontata e non hai ricevuto un soldo. No, ma che succede? Aspettate che mi sono persa un po' di notifiche. Allora, Marek oggi ha portato a casa 136 simoleon e anche svolto del lavoro superbo. Ok, poi c'è il festival di strarsi e disastri, è in città, clicca su una delle insegne dinamiche, va bene. Poi, è difficile resistere all'attrazione dei simoleon facili, ma la tua sponsorizzazione è tramontata e non hai ricevuto un soldo. La notizia cattiva? Jessica ha perso 163 follower. Sì, effettivamente, non ero molto d'accordo sul fatto di sponsorizzare una cosa non del tutto gradita. E infatti ne ha pagato le conseguenze. Poi Jessica ha guadagnato 125 follower per aver espresso un parere spiritoso. L'immagine perfetta è per l'umore di oggi. I tuoi follower si sentivano allo stesso modo. Jessica ha guadagnato 25 follower. Ok, perfetto. Quindi Jessica, hai combinato un po' un disastro. Mark è molto teso, quindi facciamolo andare a guardare un po' di TV, così guarda un canale comico, ok? E con Jessica invece cerchiamo di migliorare un attimo, perché non va assolutamente bene così. Non ci credo, soltanto 287 follower deve arrivare a 1000 per la promozione, ci metterà un sacco di tempo. Quindi social network, aggiorna lo stato sui social media e poi li facciamo anche social network, raccontare barzellette ai follower. Mark invece ha fame, direi che ha fame, quindi Mark preparati qualcosa da mangiare. Intanto apri, vediamo cosa c'è. Uova strapazzate con pancetta, ok, e prendi una porzione. Ok, così Mark è a posto. Torniamo da Jessica. Oggi voglio concentrarmi principalmente su di lei, perché non sono molto contenta del lavoro che sta svolgendo. Vediamo quanti follower ha e poi facciamo anche aggiornare lo stato sui social media di nuovo. Jessica ha guadagnato 25 follower. Ok, dai, hai fame, hai ragione, adesso andiamo a cena. Sì, perché sono già 8:30, quindi hai diritto a mangiare. Quanti follower hai in tutto? Ha 462 follower. No, 477. Ok, 497. Perché non ridono? Oh, un momento, lo stanno facendo. Peccato che stiano ridendo di te. Ma perché? Non ci credo, povera Jessica. Poverina imbarazzata. No, è imbarazzata per aver raccontato barzellette. Purtroppo per Jessica pare che il gioco di parole non vada più per la maggiore.
Ma sol minore. No. No, ma c'è anche il cibo variato. Ma è sfigata. Questa è una giornata proprio no per Jessica. Assolutamente no. Poverina. Ok, adesso è giocosa, vabbè. Vai a letto, Jessie. Ok. Peccato perché il suo lavoro non sta andando assolutamente bene, mannaggia. Peccato. Dai, cerchiamo di rifarci domani. Ok, Mark è sveglio. Deve assolutamente andare a farsi una doccia. Assolutamente. Fai una doccia calda e sensuale. Intanto che Jessica prepara la colazione. Mark deve andare innanzitutto in bagno e poi vediamo cosa deve fare. Allora, per quanto riguarda il lavoro, la sua carriera, compila rapporti. Ah, ecco perché mi era apparso compila rapporti. Era Mark che doveva farlo, che stupida. Altre scelte: internet, compila rapporti, chiama a tavola. È parecchio lungo questo lavoro, compilare rapporti al computer e sta occupando parecchie ore, devo dire. Però ha quasi fatto, è al 75%, quindi gli manca poco. Dai che poi deve andare a lavoro, ancora non hai fatto colazione. Bravo Mark, e pulisci. Lui effettivamente è un tipo molto ordinato, infatti se ci fate caso sistema sempre tutto. Oh, ripara. Si è rotto il lavandino, vediamo se Mark riesce a ripararlo prima di andare a lavoro fra pochi minuti. Ma mi sa che deve continuare Jessica. Quindi, visto che Jessica è a casa e oggi non lavora, facciamolo riparare a lei. E Mark, tu vai al lavoro. Vediamo se ce la fa. Chiama per un servizio di riparazione o sostituisci? No, sostituisci no, costa troppo. Ah, ce l'ha fatta! Grande! Nel frattempo si è fatta una schifezza, quindi asciuga. Con un po' di fortuna e un tempismo perfetto, il tuo aggiornamento dello status su social media ha intrigato il mondo. Jessica ha guadagnato 20 follower e ora in tutto ne ha 517. L'incarico del giorno è stato completato, in tutto adesso ha 537 follower. È rientrato Mark da lavoro, promosso assistente di ufficio. Mark è stato promosso assistente, guadagnerà 5, addirittura 5 simoleon in più all'ora, per un totale di 22. Ha ricevuto 130 simoleon di bonus, la targa con il nome da scrivania rubata, nuovi abiti, interazione, prenditi gioco dei babbei aziendali. Il suo prossimo turno è mercoledì alle 9, quindi domani. Perfetto, bravo, bravo Mark. Almeno tu porti un po' di soldini a casa e stai lavorando bene e duramente. È partito il computer? No, ma questa è proprio una giornata, no. Lui è incazzato? È proprio incazzato. Sfogati, dai, facciamolo sfogare, vediamo un po'. Intanto lei mangia nel corridoio del palazzo. Vabbè, comunque lui vestito così sta veramente male. Guardatelo, è proprio un gnecco, è proprio incazzato. E lamentati dei problemi. È più contento adesso, si è sfogato, quindi è molto più rilassato. Esprimi affetto, impara a conoscere. E poi, Jessica, devi andare in camera perché c'è una brutta sorpresa per te. Ovvero, il computer è partito. Per farlo sistemare ci vogliono 800 simoleon, 850, quindi direi riparalo tu perché, cioè, non avete soldi, continuate a spendere. Mark deve raggiungere, deve mettere a parte 10.000 simoleon, ma se continuiamo a rompere le cose sarà un po' dura. Ma no, comunque ragazzi, veramente in questo episodio sta succedendo di tutto, qualsiasi cosa non va bene niente. Prima il lavandino, adesso il computer, il lavoro che non ha guadagnato neanche un euro. No, vabbè, è veramente sfigata. Ma sfigata veramente. Il PC l'ha sistemato. Sono tornata in camera da letto a fare un po' di fichi fichi. Corri in bagno, corri in bagno. Guardate come cammina, non ce la faceva proprio più. È imbarazzata. Alt. Che oggi veramente non ne va bene, è un'imbarazzata. È molto difficile che un sim imbarazzato parli con gli altri sim. Prova con un discorso esortativo allo specchio o nasconditi a letto per un po'. No, vabbè, povera. Veramente, Jessica, non è la tua settimana questa. Fatti un discorso esortativo, ne hai proprio bisogno. Visto che sono già le 11 di sera, le 11 e mezzo, mettiamoli, facciamoli sedere un po' sul divano a guardare un po' di TV prima di andare a letto.
fatto per farli rilassare tutti e due, perché per Jessica veramente questa settimana non è partita assolutamente bene, non sta andando, non le sta andando bene niente, quindi facciamoli rilassare un po' sul divano. Dormi, e anche tu Jessica vai a letto, dormi. Io direi, ragazze, che questo episodio può anche terminare qua, perché oggi non è andato bene assolutamente niente, specialmente per Jessica. Per Mark diciamo che è tutto ok, sta andando bene al lavoro, ma invece a Jessica non ne sta andando bene una, e cercheremo di rifarci nelle prossime giornate, nei prossimi giorni di lavoro, sperando di migliorare. Mi raccomando, ragazze, ricordatevi che alla fine di ogni episodio ci sarà sempre un sondaggio al quale potete rispondere per decidere come far evolvere la storia. E basta, vi mando un grosso bacione, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!